dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ancora una volta ci troviamo qui a commentare insieme quella parola del Vangelo che abbiamo ascoltato. Domenica scorsa ci dicevamo che l'invito era a uscire da una fede demoniaca. Gesù che guarisce quel indemoniato nella sinagoga, guarire dalla fede demoniaca. Non è sufficiente essere nella sinagoga per seguire Gesù. Non è sufficiente dire che siamo cristiani per seguire Gesù. Oggi Gesù esce dalla sinagoga per entrare nella casa di Pietro. Ecco, Marco ci presenta subito nel primo capitolo una giornata di Gesù a Cafarnao. Una giornata che era un sabato, infatti vedremo che i malati non possono andare da Gesù se non dopo il tramonto del sole, quando finalmente anche in giorno di sabato si poteva uscire, si poteva andare a trovare i malati, si poteva andare in giro, si poteva camminare. In quel sabato Gesù va nella sinagoga, l'abbiamo detto domenica scorsa, Gesù guarisce la suocera di Pietro, Gesù fa tanti miracoli, Gesù di notte va a pregare e poi parte per andare a predicare da altre parti. Una giornata in cui vedremo espressi quelli che saranno i verbi, le azioni, caratteristiche di tutto il Vangelo, di tutto l'annuncio che Marco ci fa della buona notizia di Gesù. Anzitutto possiamo notare come Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Pietro. Come dire, ora l'incontro con Dio non è più limitato al luogo sacro, al luogo che sembra preposto all'incontro con Dio, la sinagoga, il tempio, la chiesa. Ora quell'incontro avviene nella casa, avviene in casa tua. Cioè la fede non è più solo culto, deve diventare vita, vita di tutti i giorni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Forse dobbiamo recuperare questo, ritornare a parlare con Dio, non solo di noi, delle nostre cose, delle nostre, ma anche di tutte le persone che abbiamo accanto, di tutte le persone che sappiamo che hanno bisogno di sentire l'amore di Dio. Quella che è la preghiera di intercessione, siamo chiamati a intercedere per l'umanità, per il mondo intero, a parlarne con Lui. E qui abbiamo i primi due verbi che mi piace sottolineare. Gesù la prese per mano e la fece alzare. Ecco, è lo stesso verbo che sarà usato nel Vangelo per parlare della risurrezione. La fece alzare. Accogliere Gesù è
essere alzati, essere presi per mano ed essere alzati, e risorgere, e nascere a una vita nuova, a una vita che poco prima ci sembrava impossibile. Gesù fa questo con noi. Era il verbo usato per la risurrezione, era il verbo anche usato per il battesimo. L'incontro con Gesù ti fa rinascere, ti fa risorgere. E insieme a questo, e lei si mise a servirli. Ecco, la comunità dei cristiani è questo nel Vangelo di Marco, ma in tutto il Vangelo. Persone rialzate, persone che malgrado le loro miserie, malgrado il loro peccato, malgrado, vengono rialzate, vengono rinate e si mettono a servire. Dicevo prima, la fede non può essere solo culto. Qui ci viene detto la fede è anzitutto servizio. La fede è anzitutto sentire che tu sei stato rialzato, che tu sei stato risorto, che hai potuto nascere a una vita nuova e ora tocca a te metterti a servizio degli altri. Questo è essere cristiani. Persone che si scoprono rialzate, che si scoprono che è possibile una vita nuova e questa vita nuova la dedicano al servizio. Si accorgono che c'è un'umanità intorno a noi che ha bisogno di essere servita, che ha bisogno di essere amata. Dicevo prima dei verbi che caratterizzano un po' questa giornata e che caratterizzano tutta la vita di Gesù. Mi fermo su quei tre che ritornano in questo brano: guarire, pregare, annunciare. Beh, anzitutto guarire. Mi piace un commento che ho trovato su questo libro, che è un commento sul Vangelo di Marco di Bruno Maggioni. E Maggioni parla del miracolo, delle guarigioni in questo modo. I miracoli hanno un valore di rivelazione. Non rivelano un Dio diverso. Non è che mentre la vita di Gesù ti rivela un Dio che è vicino a noi, che ti prende per mano, che ti accanto, che ti... Invece il miracolo ti rivela un Dio potente, un Dio... No, non ti rivelano un Dio diverso. Sono a servizio di Gesù, di un Dio che si rivela sulla croce. I miracoli non eliminano la croce, ma più profondamente rivelano che in essa è presente la vittoria di Cristo. Bellissimo questo. Ecco perché i miracoli sono dei segni per dire nella croce c'è la vittoria di Cristo. Ecco, il miracolo è un segno del fatto che Dio con la nostra sofferenza non c'entra niente, che Dio ha a cuore la nostra vita, ma è un segno, si compirà un giorno in pienezza, ora si compie al modo del segno. Gli altri verbi che caratterizzano il Vangelo di oggi e tutta la storia di Gesù. Dopo il guarire metterei il pregare. Gesù sul far del mattino si ritira in un luogo deserto e la pregava. Gesù ha bisogno di stare col Padre. Gesù trova la sorgente del suo farsi dono a noi in quella vicinanza, in quell'essere cuore a cuore col Padre. Noi che ci diciamo suoi discepoli, a volte crediamo di poter fare a meno di questo. E invece non possiamo fare a meno di questa preghiera. La preghiera non è soltanto una lista di richieste a Dio, non è soltanto uno sforzo che ci imponiamo al fine di dirci suoi discepoli. La preghiera non è necessariamente legata ai nostri bisogni.
La preghiera, ci suggerisce Gesù, è quel misterioso e intimo incontro con l'assoluto di Dio, con quel Dio che ti prende per mano come il papà col bambino, con quel Dio che ti prende per mano e ti rialza. Noi abbiamo bisogno di stare cuore a cuore con questo Dio. Se no anche il nostro impegno di servizio verso l'umanità manca di qualcosa. Dopo un po' mi stufo, chi me lo fa fare? Invece quell'incontro con lui che mi rende capace di rialzarmi davvero e di essere capace a servire i fratelli, a fare della mia vita un dono verso gli altri. E infine l'ultimo verbo che ritornerà in tutto il Vangelo. I discepoli vengono a chiamare Gesù dicendogli: c'è tanta gente che ti cerca, cosa fai qui a pregare? Vieni. E Gesù che dice: no, adesso andiamo, devo annunciare anche ad altri. Ecco, guarire, pregare, annunciare. Gesù sa che il suo compito fondamentale è quello di annunciare il regno di Dio, che Dio è vicino. Gesù deve annunciare all'umanità che c'è un Dio che ti è accanto, che non sei solo. Essere testimone di Dio in mezzo all'umanità. Questo vale per Gesù, ma vale anche per noi che ci diciamo suoi discepoli. Noi che siamo stati da lui rialzati, rigenerati, che siamo invitati a metterci a servizio, perché questo è il compito dei suoi discepoli, siamo invitati ad essere per l'umanità che ci circonda testimoni di Dio. C'è sulla tomba di Bonhoeffer una frase che lui stesso aveva voluta che fosse messa per ricordare lui. C'è scritto testimone di Dio tra i fratelli. Questo è il nostro compito. Volevo ancora concludervi leggendo un pezzo di un altro libro, La vita della beata Umiliana de Cerchi, che è di Fra Vito da Cortona, che scrive: mentre la santa giaceva nel suo letto, dentro la sua cella nella torre, ecco un bambino di 4 anni o poco più, dal volto bellissimo. Giocava nella sua cella davanti a lei. Quando lo vide, provò una grande gioia e gli disse: oh amore dolcissimo, oh carissimo bambino, non sai fare altro che giocare? E il bambino rispose: che volete che faccia? E la benedetta Umiliana disse: voglio che tu mi dica qualcosa di bello su Dio. E il bambino disse: credi che sia bene che uno parli di se stesso? E disparve. Dio parla di se stesso giocando. Dio parla di se stesso stando accanto a chi è malato. Dio parla di se stesso con la gioia. Questo è il nostro Dio. Noi dobbiamo essere testimoni di un Dio così. Dobbiamo parlare di Lui in questo modo. Non con volti tristi, non con volti preoccupati, non con volti, ma sempre con quella gioia che ci viene dal sapere che abbiamo un Dio che ci tiene per mano e ci rialza. Allora siamo davvero testimoni suoi. Buona domenica a tutti.